Voglio ringraziare gli organizzatori della serata per l'invito. Io stasera vedo molta energia, perché ci sono tante persone, tante anche facce nuove che non si vedono alle solite iniziative del Partito Democratico. E quindi ritengo che questa sia una serata molto importante. Vorrei aprire il mio intervento con un concetto anche qui credo importante, e cioè non esiste un Partito Democratico aperto ai cittadini in contrapposizione a un Partito Democratico chiuso ai cittadini. C'è un Partito Democratico, e c'è un Partito Democratico che è alternativa oggi, io credo, credibile, nonostante tutti i nostri difetti, che non dobbiamo nasconderci, che è alternativa credibile a questa destra. Perciò noi siamo il Partito Democratico e siamo noi a farlo, tutti i giorni con il nostro impegno, dando un volantino, dando un banchetto, facendo una discussione tra di noi. E credo anche una cosa, e cioè che noi abbiamo bisogno di una politica autorevole, e la politica autorevole, se non è solo comunicazione o anche comunicazione di emozioni che servono chiaramente, ma è pensiero e studio. Non sempre noi pensiamo, non sempre noi studiamo a sufficienza. Perciò credo che noi dobbiamo tornare a fare di più questo. Pensiero e studio per essere credibili e autorevoli. Perché chi oggi può fare questo? Io credo solo il Partito Democratico, solo noi. Perché se guardiamo il panorama della politica italiana, vediamo che non ci sono più partiti, ci sono solo partiti di leader, dove c'è un leader, un ufficio stampa, per parlare proprio di partiti, e un leader che parla direttamente a un popolo di telespettatori, che è un popolo passivo, è un popolo passivo. Io credo invece che il Partito Democratico, che è l'unico partito vero, con una struttura più o meno leggera, ma con persone che pensano, discutono e si confrontano, possa essere l'unica alternativa. E io aderisco al Partito Democratico perché è l'unico partito che può oggi cambiare l'Italia. L'energia che sprigioniamo questa sera dimostra che siamo noi quelli che possono cambiare l'Italia, anche perché questa destra non può farlo, perché è prigioniera del sondaggio quotidiano, è prigioniera dello slogan fuori di ballo, come dice Bossi. Non può cambiare questo peso, non può riformarlo. Perciò il PD è nato proprio per cambiare e riformare l'Italia. Nel dopoguerra molti giovani hanno aderito ai partiti. Perché? Perché la politica gli prometteva un futuro, di cambiare il proprio futuro. Oggi i giovani, no, qualcuno sì, ma non tutti aderiscono ai partiti. Sei tu la vera sinistra? Come? Sei tu la vera sinistra? No, Scusate, non c'è il boss di risposta in questo momento. Facciamo completare l'intervento, poi dopo. No, io non sono nessuno, sto parlando del Partito Democratico. Marcello, vai pure avanti, sì. Tranquillo. A Marcello 20 secondi in più. Dicevo, allora, ok. Perciò aderisco al PD proprio per questo. E i giovani oggi cosa promette la politica? Molto poco. Perciò per questo che noi ci dobbiamo impegnare, io aderisco al PD, quindi io dico ci dobbiamo impegnare nel Partito Democratico. La politica è autorevole se fa quello che promette, è credibile se fa quello che promette, soprattutto se non è un'autoriproduzione di gruppi dirigenti. Se noi autoriproduciamo i gruppi dirigenti, allora vuol dire che non abbiamo capito. E non c'è neanche una contrapposizione tra iscritti ed elettori. Io sono un iscritto al PD, ma sono anche un elettore e viceversa. Ed è compito dei gruppi dirigenti fare in modo che non, a livello locale e nazionale, che non ci sia questa contrapposizione. Come Unione Comunale del Partito Democratico sono stato eletto qualche mese fa con un progetto chiaro, insomma, per quanto mi riguarda. E in questo progetto c'era il tema della formazione dei gruppi dirigenti, di nuovi dirigenti. Non per formare dei giovani che andranno a recuperare nuove poltrone, non mi interessa, ma per formare delle persone che con passione, oltre al proprio lavoro, lavorano per la comunità e per cambiarla in meglio. Perciò formazione prima di tutto, con un obiettivo. Nel 2013, professionalità, non professionismo.
professionalità, non professionismo direi. Nel 2013 avremo le elezioni amministrative. Allora, penso che come Partito Democratico dobbiamo essere in campo, dobbiamo essere fortemente in campo per arrivare preparati a quel momento. E per arrivare preparati a quel momento noi dobbiamo partire dai circoli, per rendere protagonisti i nostri iscritti, i nostri elettori, coloro che si riconoscono nel nostro progetto. E perciò per partire dai circoli abbiamo bisogno, io credo avremo bisogno, per costruire la squadra che ci andrà a rappresentare in comune, per costruire questa squadra partendo dai circoli, di selezionare i nostri dirigenti, i nostri gruppi dirigenti e di avviare un percorso di consultazione più democratico possibile. Quattro temi. Allora, i nostri dirigenti chiediamo merito, capacità, tempo a disposizione e rappresentatività. E io penso che nelle energie che ci sono, e vado a concludere, nel Partito Democratico di Imola, della città, noi possiamo trovare tante persone che soddisfano questi criteri. Perché se noi non sapremo portare avanti questi criteri, credo che non avremo soddisfazione. Ma penso che il Partito Democratico di Imola, anche grazie a tutte le forze che sapremo mettere in campo, possa fare questo. Grazie.